Sindaco, sport e solidarietà va anche in questa direzione, la cerimonia di questa mattina con la consegna di 1.500 euro da parte della Polizia Municipale di Montesilvano al reparto di neonatologia dell'Ospedale Civile di Pescara. Sì, come rimarcato negli anni in cui prima assessore e adesso sindaco, la nostra polizia locale, il gruppo sportivo in modo particolare, è sempre attento alle dinamiche cittadine e non soltanto, anche allargate all'intera provincia, e da sempre organizza eventi volti a favorire la socializzazione, ma soprattutto eventi solidali che hanno negli anni portato fondi in reparti o in istituti che hanno assoluta necessità in quanto fronteggiano delle problematiche di carattere sociale e sanitario. Quest'anno i fondi sono stati devoluti alla neonatologia e come sindaco non posso che fare un plauso, insomma, per l'iniziativa che negli anni si è ripetuta e soprattutto per la scelta che vuole appunto premiare un reparto che vede i nostri piccoli nati avere sicuramente da oggi un servizio in più. Poter aiutare chi soffre, i più deboli, ci rende particolarmente orgogliosi. Aver donato 11 quintali di derrate alimentari alla Caritas, aver donato quell'assegno che consentirà a bambini veramente, veramente piccoli. Mi diceva la dottoressa che ci sono bambini che pesano 400-800 grammi. Guarda, glielo confessavo, io ho paura a guardarli perché ho la sensazione di fargli del male. Quindi siamo orgogliosi di ciò che facciamo. Sono molto contento di essere qui questa mattina perché metto insieme tre valori. Da un lato l'attività delle istituzioni e quindi le divise sono i cittadini, dobbiamo sempre più avvicinare la cittadinanza alle istituzioni. Lo sport che è cultura, non lo dobbiamo dimenticare che lo sport probabilmente è una delle più importanti manifestazioni attraverso coinvolgere tutta la cittadinanza dal punto di vista culturale e non da ultimo la solidarietà. Quindi mettere insieme questi tre valori è così importante, tanto che questa iniziativa è molto interessante, molto bella.